questa cosa qui. Io gli darei un attimo il microfono anche ad Asia. Intanto facciamo un applauso ad Asia per sì, per la sua attività, dicevo, per la sua esperienza. Prima di parlare con Monia, che è una affermatissima, bravissima cartomante, di questo ve ne renderete conto tra poco, succede che a volte all'astrologo pongano delle domande, come diceva un attimo fa Asia, che proprio non sono tipiche da oroscopo, ad esempio: ma domani mi arrivano i soldi? Oppure tornerà la mia fidanzata? O cose del genere. Ecco, c'è un aspetto dell'astrologia. No, domani. Sì, c'è, dicevo, un aspetto dell'astrologia che si chiama astrologia oraria, che serve, vero Azus, a dare delle risposte anche a queste domande. È vero, benissimo. È una tecnica astrologica anche molto, molto antica. Diciamo che un po' la base, no, dell'astrologia è l'astrologia oraria. Un tema natale si basa sulla nostra data di nascita, e qui ci riallacciamo anche a quella che è la numerologia, il fatto di conoscersi, di sapere anche quali sono i nostri limiti e dove possiamo migliorarci, è fondamentale in tutti i campi della nostra vita. E poi serve l'ora di nascita, non tutti riescono a sapere qual è l'ora di nascita. L'ora di nascita è fondamentale. È fondamentale per la domificazione, significa per mettere al loro posto le varie case all'interno del cerchio zodiacale, quindi partendo dall'ascendente, che rappresenta la prima casa, la casa del nostro io, del nostro ego, di come ci rapportiamo al mondo, di come ci vediamo anche tante volte, perché spesso e volentieri uno dei problemi è quello di avere di noi stessi un'immagine un po' distorta. Ecco, e allora l'astrologia oraria, poi molti sottovalutano, mi chiedono: perché mi chiedi dove sono nato? Luogo di nascita è fondamentale, chiaramente, non fosse altro per l'ora, no? Quindi il fuso orario, perché dobbiamo riportare tutto al meridiano di Greenwich. Va bene, ma questo è un aspetto prettamente tecnico. Comunque, data di nascita, ora e luogo sono i dati che servono all'astrologo per mettere a punto un tema orario, un tema natale. Per quanto riguarda l'astrologia oraria, siamo un po' più facilitati, no? Perché facciamo una carta del cielo nel momento in cui ci viene rivolta una domanda e andiamo a vedere la posizione di alcuni pianeti, quali? Beh, li andiamo ad individuare a seconda della domanda che ci è stata posta. Se parliamo d'amore, ad esempio, no? Ci sarà un futuro con questa persona. L'astrologia oraria ci può dare delle indicazioni molto preziose e delle risposte anche molto precise. Tramite l'ascendente, la settima casa, si individuano i pianeti che sono praticamente i dominatori di quel settore del cielo, e attraverso i rapporti che si instaurano tra questi pianeti, anche il Sole e la Luna, che sono i luminari, e Venere in alcuni casi, riusciamo a capire se c'è una relazione importante tra queste due persone oppure se è una conoscenza destinata a chiudersi in breve tempo. Quindi l'astrologia oraria è molto più immediata, ma certe volte per alcuni quesiti, per alcune richieste, può essere anche molto più efficace. Grazie ancora ad Azus, passiamo il microfono a Monia. Io la saluterei con un applauso sulla fiducia. Monia, la direttrice di cartomanti europei. A proposito dei cartomanti europei, sono partiti i consulti nel nostro stand, vi ricordo, questo al lato è lo stand di cartomanti europei, con una parte del museo dei tarocchi, se volete vi potete avvicinare, ovviamente. Monia, cartomante con veramente non sono gli anni di attività che secondo me contano nel suo curriculum, nella sua storia, ma conta l'intensità
e la professionalità con cui ha vissuto queste esperienze professionali. Monia è la direttrice di Cartomanti Europei e la produttrice esecutiva delle trasmissioni televisive che vedete su Tele Lombardia e su Lombardia Sat, tra cui quella nostra che si intitola Cartomanti. Ah, che ci sono immagini qui, mi dicono, in questo proiettore su questo tema. Bene, sono degli esempi di quello che facciamo televisivamente parlando quotidianamente, perché Monia è una persona evidentemente che ha capito bene l'importanza di accostare l'apporto audiovisivo a quelli che sono i temi della divinazione. Monia, quando si dice cartomanzia, che cosa si intende? Anzitutto buonasera. A me piace pensare che la cartomanzia sia una compagna di viaggio, nel senso, noi ogni giorno che viviamo percorriamo un viaggio della nostra vita, e quindi preso in questo senso una compagna di viaggio è un po' come dire non siamo soli. Ci tengo però a sottolineare una cosa, perché come tra l'altro un'altra persona che stava qui, che ha fatto anche lui una conferenza, si disminuisce molto la cartomanzia. La cartomanzia, se fatta nel modo giusto, corretto e onestamente, professionalmente, deve essere presa appunto così, come una compagna. In percorso di vita ci sono momenti che abbiamo bisogno di qualcosa, di qualcuno, ma anche semplicemente di una luce. Poi subentra il libero arbitrio, che io ci tengo tanto a questa cosa. Il libero arbitrio ci permette di non scendere quello scalino, quindi di continuare a fare, a credere, a pensare ciò che comunque vogliamo, senza farci condizionare. Allora, è un filo sottilissimo questo, perché comunque è facile quando una persona sta male, soffre, ha perso il lavoro, ha perso, diciamo, il proprio amore, si è più sensibile, diciamo si è più fragile. Trovare le persone giuste non è semplice, però è vero anche che insomma il mondo è vasto, non siamo tutti uguali, sarebbe finita. Ecco, una compagna di viaggio, Pasquale. Sì. Ecco, ma perché quindi in un qualche modo ci hai anticipato la seconda domanda che volevo fare? Scusa. No, figurati, però andando un po' più gente, quindi è normale. Giusto, è normale, è normale. Perché dovremmo farci aprire nello specifico le sibille e i tarocchi? Questa smania di previsione che c'è in noi sempre, vero? Sì, assolutamente, dobbiamo sempre sapere cosa accadrà domani. Questo io credo che fa parte sempre dell'essere umano. Ora, o attraverso gli astri, quindi l'oroscopo, anche il giornaliero, ma chi di noi la mattina al bar non legge l'oroscopo nel giornale? Poi subito dopo la reazione qual è? Ma sì, sono tutte cavolate. C'è una base di verità in tutte le cose, insomma, no? Sta a noi poi pesarle, ponderarle e quant'altro. Perché farsi fare un giro di carte? Non lo so, però tutti l'abbiamo fatto, anche le persone più scettiche lo hanno fatto almeno una sola volta nella vita. O chi non l'ha ancora fatto, lo invito, in questo caso mi faccio pubblicità e lo invito a farlo. Però credo che, ripeto, va distinto il modo in cui si fanno le cose. Quindi una stesura di sibille serve a vedere piano piano le piccole cose, le sfumature di quello che può accadere dietro a una scelta vostra. Questo lo sottolineo, dietro a una vostra scelta. Poi i tarocchi invece sono quelli più selettivi, bianco o nero, no? Sono in qualche modo più duri, cioè sta storia non va, basta. E le sibille sono più dolcine, ti raccontano il perché, il perché. Aggiustano le situazioni, diciamo le addolciscono la pillola, anche perché non siamo pronti, Pasquale, poi insomma
anche i miei colleghi, sempre subito una verità così a bruciapelo. Nella vita abbiamo bisogno che le cose ci vengano dette piano piano. Insomma, prendiamo una cosa drastica. Una volta il medico non diceva a una persona che comunque aveva una determinata malattia, ma si parlava con i familiari trovavano il modo. Invece adesso che cosa? È tutto cambiato. Adesso il medico ti deve dire così, in maniera proprio brutale, quello che hai. Beh, io non sono d'accordo. Abbiamo bisogno di essere presi per mano, insomma, piano piano accompagnati a quella verità che molto spesso è davanti a noi. Però perché farsi fare un giro di carte? Non so, ecco, la vera risposta è non lo so, però va fatto. Forse io... Aiuto, guarda Monia, io sono del parere, io faccio i tarocchi naturalmente, mi piacciono molto anche le sigille, però le persone, perché sono 30 anni che faccio questo lavoro, che io mi sono ritrovata a che ti senti dire dall'altra parte, ma io voglio che questa persona torni, no? Perché ti partono con questa domanda, che cosa succederà? Poi dipende molto in quel momento chi hai dall'altra parte, se c'è la persona seria, se c'è la persona che sa fare il suo lavoro, sto parlando, e in quel momento quella persona ha bisogno di essere aiutata. Ma aiutata non vuol dire fargli credere una cosa per un'altra, assolutamente, anzi, io ritengo sempre che sono molto dura, troppo diretta, ho poche giri di parole. Però mi sono resa conto che tante volte gente che ti richiama e te lo dice grazie, perché quella parola in quel momento mi serviva. Bene, quindi questo credo sia un aspetto... Scusami Pasquale, per aggiungere qualcosa a quello che hanno appena detto. E qui torniamo al discorso che facevamo in apertura, no? In merito anche all'astrologia, al tema natale, all'approccio che si deve avere, no? Un pizzico di umiltà, mettendo anche da parte il nostro ego, certe volte smisurato. Tante volte bisogna capire qual è la radice di certi mali e se magari la dobbiamo andare a ricercare dentro noi stessi. Ecco perché dicevo prima che un tema natale può essere un modo anche per crescere, per migliorarsi, per svilupparsi. È chiaro poi, come dicevano le mie colleghe, è chiaro che poi dall'altra parte trovi sempre delle persone, mi è capitato spesso, che di fronte anche ad un suggerimento tante volte dato in maniera anche bonaria, ci sono rimasti male oppure se la sono presa. Ecco che allora giustamente è importante avere dall'altra parte anche una persona che riesca ad indorare un po' la pillola, ecco, questo è fondamentale. Vi diamo un attimo il microfono a Monia, perché insomma, come maggiore esponente di questo palco, devo farti una domanda un po' cattiva. Come dire, bisogna prendersi un po' le responsabilità. Ma per quale motivo capita che a volte una previsione non si realizza, o perlomeno non si realizza proprio nel modo esatto in cui era stata pronosticata? Beh, ho iniziato con il dire che è un percorso, una compagna di viaggio. Ho fatto l'esempio di una strada fatta di la strada, soprattutto in Italia, com'è? Sono tutte di stestate, ci hanno le buche, ci sono i fossi, ci sono i ponticelli, quelle sono, diciamo, le situazioni che si creano dietro, magari adesso facciamo una stesura di carte, e si chiede consiglio, no? Si chiede il percorso, destra, sinistra, sempre poi la decisione finale, per carità, il libero arbitrio. Però mettiamo che comunque la strada vi indica, la stesura di carte vi indica di rimanere fermi.
di non chiamare. Facciamo degli esempi molto pratici, Pasquale, perché sennò voglio dire nel tecnico non ne usciamo. Certo. Se vi consiglia la carta di non chiamare, di aspettare magari l'azione dell'altra persona, poi che cosa subentra? Il nostro io, l'attesa è brutta per tutti. Quindi siamo lì, rigimiamo, ma sì, la cartomante mi ha detto di, perché poi a quel punto è la cartomante che ti ha detto di non chiamare, non ti darò occhio le sibille, quindi va subito sul personale, no? Buona o cattiva. Ma io quasi quasi un messaggio, mi ha detto di non chiamare, ma il messaggio lo posso mandare. Cioè c'è la nostra parte umana che subentra. Cosa succede? Che lì la stesura, la previsione si è capovolta, non è che non succede quello che hanno previsto i tarocchi, è che voi avete agito in un modo diverso, quindi è normale che il percorso, la strada, avete trovato una scorciatoia, non vi siete resi conto, ma magari siete caduti proprio in un fosso perché avete ritardato o magari anticipato tutto quello che la previsione aveva in qualche modo detto. Bene, scusami Pasquale, sempre in riferimento a quello che diceva Monia, è la stessa cosa che è valida per l'astrologia, perché io ho iniziato questa nostra chiacchierata parlando del sole, del nostro ego, del metterci sempre al centro dell'attenzione, ma perché spesso e volentieri mi è capitato nella mia vita, nella mia attività di astrologo, di imbattermi proprio in persone che non vedevano oltre il loro naso. Allora qui noi dobbiamo metterci d'accordo su una cosa: o le stelle, nelle stelle, in un tema natale in particolare è scritto il nostro destino e noi non possiamo fare nulla per cambiarlo, oppure le stelle ci indicano delle cose e noi attraverso il nostro modo di fare, di agire, di viverci, di vivere, di impegnarci anche per cambiare determinate cose nella vita, possiamo anche migliorare il nostro destino e magari, pur avendo un tema natale che ci dice guarda, non sei destinato a un successo nella vita clamoroso, eppure quel successo noi possiamo andarlo a cercare ugualmente, magari andando ad individuare qual è l'aspetto della nostra vita che noi dobbiamo esaltare affinché questo successo possa arrivare. Io aggiungo anche un'altra piccola esperienza mia. Ho avuto il piacere di intervistare per Tele Lombardia, per Lombardia Sat, tutti quanti gli astrologi, cartomanti, numerologi di cartomanti europei, e ho visto, e questo secondo me è un messaggio che dobbiamo urlare al di fuori di qui, che la modernità, l'intelligenza, la reazione e anche, sembra un paradosso, la razionalità sta sempre più permeando nel mondo della divinazione. Mi raccontano, alcuni ragazzi me l'hanno detto, ci sono le immagini in TV, che durante i consulti a volte ci si ammazza dalle risate. Cioè ci sono persone che magari iniziano un consulto piangendo e che chiudono con il sorriso sulle labbra. Credo che questo, al di là della previsione, sia un aspetto fondamentale che, insomma, per quella che è la mia esperienza personale, vi affaccio a questo mondo soltanto con questa collaborazione con Monia e con cartomanti europei. Prima ho fatto altre cose, ma non di questo genere. Ecco, credo sia un valore aggiunto che cartomanti europei riesce a dare ai suoi operatori, alle sue operatrici e soprattutto alle persone che con fiducia, anche una volta per provare, si accostano ad un consulto telefonico piuttosto che a un incontro come quello che stiamo vivendo oggi pomeriggio. Pasquale, quello che ti dico, non dimenticare la preparazione che c'è
questo centro di cartomanti europei. Sì, questa è una cosa importante, non è che si presenta un curriculum e si viene presi in automatico. C'è una signora bionda lì alla fine della fila, qui su questo palco, che ti mette sotto in maniera pesante, ecco, ed è giusto che sia così. Io, signore e signori, se non ci sono domande, se c'è qualche curiosità, perché anche una delle nostre prerogative è quella di stabilire un rapporto con il pubblico, a volte avviene anche durante le trasmissioni TV, anche non so, domande relative, che ne so, ma l'acquario com'è per il 2016? Potrebbe essere un'idea, magari lo possiamo fare anche fuori ai banchi, allo stand di cartomanti europei. Dicevo, se non ci sono domande, noi comunque ci intratteniamo lì ancora per qualche minuto e comunque fino alla fine dei lavori di questa sera. Farei i complimenti, le congratulazioni a loro tre, a cartomanti europei nella persona di Moria. Vi invitiamo a seguirci anche televisivamente, insomma, ve l'ho detto, sui canali di Lombardia Sat e di Tele Lombardia, che sono usufruibili per chi ha il bouquet Sky, e poi ovviamente siamo qui anche per questo. Ci sono delle linee telefoniche e soprattutto c'è un grande, importante sito internet che è www.cartomantieuropei.com, che vi spiega un po' di cose, forse un tantino meglio di quanto siamo stati capaci a fare noi questo pomeriggio, per questa bella vibrazione che c'è con il pubblico a pochi metri da noi. Grazie, buon proseguimento di serata e vi ricordiamo nei prossimi giorni. Grazie. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci seguite lo verrete a sapere, un altro dei nostri appuntamenti congiunti, un altro dei nostri esperimenti congiunti, laddove un unico consulto si comporrà del parere dell'astrologo, del numerologo e della cartomante. È tutto, grazie, buona serata, grazie. Buon proseguimento.